considerata una testimonianza d'affetto, dopo essere venute, francamente non mi sento molto bene, però come un John Bart che sta arrivando alla fine, siccome nella vita c'è qualcuno da amare, qualcuno da odiare, finalmente ne abbiamo avuto la possibilità e qui ce ne hanno veramente dato la materia. Io parlerò del peccato di John Bart, che di peccati ne ha molti, però forse perché sono un po' così arrabbiato, comincio a parlare di peccatori invece, cioè di chi sono quelli che hanno voluto, diciamo, distruggere in sostanza il diritto del lavoro, far sì che i padroni potessero tornare a spadroneggiare, che hanno voluto preparare una sorta greca, diciamo, per i lavoratori italiani, non solo sul profilo normativo, ma anche sul profilo economico, perché la distruzione delle tutele normative preannunzia peggioramenti economici. È chiaro che, come prologo in cielo, ci sono, cioè, il capitalismo finanziario internazionale, la droga, eccetera. L'Europa del Sud deve essere ridotta a un bacino di lavoro a basso costo, senza diritti, che muovono le leve dall'alto, ma nel nostro clima particolare noi abbiamo avuto alcuni soggetti che voglio ricordarvi, perché poi in politica queste cose vanno anche sempre di nuovo presenti. Lasciamo perdere Renzi, quale ancora a marzo diceva il 18 non si tocca, a toccare il 18 si va in memma. E poi quando gli hanno detto invece bisogna eliminare questo e tante altre cose, l'ho fatto subito. E mi interessa invece parlare di due categorie di peccatori. In mezzo a pensée della reazione, che non per niente sono due antichi trascuri traditori, forse ne, della CGL, e sto parlando di Pietro Chino e di Stefano Sartori. Queste disgustose persone, fino a 30 anni, 35 anni, hanno succhiato il latte dell'organizzazione in tutto e per tutto, fino a che poi hanno fatto un bel voltafaccia, sono passati dalla parte dei datori di lavoro e dei pensieri, e da allora non hanno fatto altro che attaccare con la rabbia di tutti i tassuti quelli che era, diciamo, un mondo dal quale lo stessi vivendo. Il Job Act è la traduzione, punto per punto, dei progetti di Pietro Chino. Noi tutti giudaoristi ci divertiamo a fare il nostro libro di soldi. Lui ha fatto il suo, più fortunato di me, lo sta traducendo in realtà. Ma quello che mi viene, e io infatti conosco, perché ovviamente conosco i suoi scritti, vedo realizzare punto per punto quelle cose, e quindi posso fare anche delle previsioni. L'altro è una delle più tristi figure che mai sia comparsa, Sartori. Animato da un odio viscerale contro i lavoratori, contro il sindacato, contro i CGL, è noto per tante imprese, la più incredibile delle quali è il famoso articolo 8, ricordate, no? Quella norma che sulla carta fa sì che in Italia possono esistere 40.000 lavoratori di lavoro, quanti sono le imprese, tutti i 15 dipendenti, perché in una di queste, con un contratto aziendale, si perde il democratico, non solo le norme contrattuali, ma anche le norme nazionali. Per buona fortuna, un po' di buon senso, ha fatto sì che questa normativa non avesse effetti, l'avevo un pochino anche previsto, perché dicevo
È vero che l'articolo 8 consente di svendere tutti i diritti dei lavoratori, ma qualcuno che li svenda ci deve essere. E siccome questo qualcuno per legge è comunque gente da FSU, vedrai che un grande successo non l'avranno, perché quelli che potrebbero farlo non ne avranno il coraggio. Infatti dopo 3 anni non siamo preoccupati più tanto per questa cosa, ma come espressione, diciamo, in animo di vedere, è stata forse la massima. Poi vengo, sempre parlando dei peccatori, scusate questo attacco un po' strano, però sempre parlando dei peccatori, vengo a quelli dove sono più arrabbiato. Il primo, il Sabaudo, Cesare della Miranda, presidente della Commissione Lavoro del Senato, della Camera, segretario della CGIL per tanti anni, ministro della Debazione. Questa persona non ha fatto altro, obiettivamente, che tenere bordone a Stefano Vasconi, Eichino, e a il nuovo centrodestra, insomma, Renzi, fingendo di fare una qualche resistenza, da cui poi sistematicamente ha ricevuto. Quando vi parlerò del job act 1, cioè del contratto a termine, vedrete le 2 o 3 maialate che è riuscito a inserire, e adesso poi le ha ripetute peggiorando. Non so se qualcuno di voi per caso ho letto un articolo un po' particolare che scrisse sul manifesto, no? Quando mi disse non correggere la legge delega, che quella è in bianco, ovviamente non la corretta, ci ha messo, ha fatto dentro per migliorare, l'ultimo suo successo, tra virgolette, ha riguardato i licenziamenti collettivi, che ha detto, ah no, ma questi non ci saranno nel contratto. A quanto pare invece ci sono tranquillamente, perché ancora una volta Sacconi ha puntato i piedi, con lui Alfano, Renzi e tutti quanti. Poi ci sono quelli che mi hanno fatto più rapido e mi hanno dato anche il senso, diciamo, di una nemesi storica implacabile. Il 3 dicembre del 2014 è stato l'anno zero del diritto del lavoro italiano e anche, secondo me, la bancarotta politica definitiva del PD in questo momento. Perché? Perché la legge delega dove essere andata avanti e indietro, era tornata al Senato, dove Renzi aveva una maggioranza esilissima e 27 voti facevano la differenza. E guarda caso, quando il destino ci si mette a un senso scenico, scenografico, veramente incredibile, 27 erano i compagni del PD senatori, e i quali avevano, come dire, a portata di mano un bottone, bastava che lo spingessero, il job act sarebbe finito in soffitto una volta per tutti, il governo Renzi sarebbe caduto, dopo di che forse poteva anche rifarlo, ma sarebbe arrivato con la coda di gambe. Viceversa, hanno scritto un bel documentino per salvarsi l'anima, in realtà si sono consegnati, secondo me, all'infamia eterna, nella quale hanno detto che il job act licenziamenti è un errore grandissimo, siamo assolutamente d'accordo, però non possiamo far cadere il governo. Così sono andate le cose. Chi è stato il peggiore? Chi è, secondo voi, il peggiore della galleria che vi ho illustrato? Ma io suppongo che i peggiori non lo stanno.
perché mi ci portano in una situazione di dover abbandonare ogni illusione sul PD e sull'esistenza di una sua corrente in qualche modo di sinistra, il suo pezzo ex PC, poi con l'eccezione, devo dire, di quel grande Alan Bono, il mio amico, che è il Fassina, non so dove finirà, sei, non so dove finirà, magari finisce con Zipas, però a parte di questo. E quindi questo per noi è un problema veramente importante, cioè bisogna ricostruire una posizione sociale politica. Ci sono anche dei segni abbastanza positivi, però dobbiamo sapere delimitare. Anche lo sciopero del 12 dicembre è stato uno sciopero importante, c'è stata una piccola novità, non so se l'avete notata, ma per me è importante, ha partecipato l'Ovida, è cambiato la segretaria generale. Conosco molto bene il segretario Emiliano, che diventerà presto il segretario, e vi assicuro che uno che su Joe Biden la pensa esattamente come me. Infatti, fatto che mi invito sempre a fare le... però è uno che mi dice: se il referendum non lancia la CGL, lo lancio io. Va bene. Allora, i peccatori. Io nella mia lista sono tutti all'inferno, probabilmente, però quelli che stanno a testa in giù, nella pece, io ci metterei proprio i 27 ineffabili compagni della sinistra PDS, PDS. Questi peccati, allora, veniamo alle cose serie, le nozioni, e parliamo del peccato. Allora, forse dobbiamo anche capire che ci sono stati dei preavvisi. Prima di Giovanni Rizzi c'è stato Letta, c'è stato Monti,